Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono e eterna è la sua misericordia. La preghiera dei Salmi ci ha aiutato ad imparare a pregare, ma pregando nei Salmi compare spesso una figura negativa ed è la figura dell'empio. Chi è l'empio? Chissà quante volte ci sarà capitato di sentire questa espressione e forse qualche volta anche di usarla in modo proprio. Ecco, i Salmi ci aiutano a comprendere bene questa figura negativa, la figura dell'empio. L'empio è colui o colei che vive come se Dio non ci fosse. L'empio è la persona senza alcun riferimento al trascendente e dunque senza alcun freno alla sua arroganza. L'empio è colui che non teme giudizi su ciò che pensa e su ciò che fa. Ecco, per questa ragione, tutto il libro dei Salmi prega e presenta la preghiera come la realtà fondamentale della vita. Non possiamo vivere senza pregare. Non possiamo vivere senza riferimento al trascendente. Non possiamo vivere come se Dio non ci fosse, come se Dio non esistesse. Insomma, non possiamo vivere senza il sacro timore di Dio. Quando ci siamo preparati per ricevere il sacramento della Cresima e i nostri bravi catechisti ci avevano insegnato, ci avevano anche domandato di imparare più o meno a memoria i doni dello Spirito Santo, tra i doni dello Spirito Santo il santo timore di Dio. Ecco il settimo dei doni dello Spirito Santo, il santo timore di Dio. E dunque vivere timorati di Dio è esattamente l'opposto del vivere da empi. Vivere da empi, non avere il santo timore di Dio, e dunque vivere da empi, vivere come se Dio non ci fosse, come se Dio non esistesse, senza nessun riferimento al trascendente e dunque senza nessun freno all'arroganza, senza nessun freno a tutto ciò che pensiamo e a tutto ciò che facciamo, insomma senza nessun timore di quel giudizio sulla nostra persona, sulla nostra vita, su tutto ciò che possiamo fare o non fare. Ecco, il santo timore di Dio è ciò che ci rende pienamente umani. Quando San Giovanni Paolo II parlava del grande giubileo del 2000, ci disse che solo in Gesù Cristo noi possiamo conoscere chi è veramente Dio e chi è veramente l'uomo. Il santo timore di Dio è quel limite che ci salva da noi stessi, quel limite che ci impedisce che ci avventiamo su questa vita in maniera predatoria e vorace. Non dimentichiamo mai che nel nostro cuore spesso alberga quella grande tentazione del potere, quella grande tentazione del prestigio, che ci fanno davvero vivere in modo predatorio e vorace. La preghiera, e questo ci insegnano i Salmi, è la salvezza dell'essere umano. I Santi ci dicono: chi prega si salva, chi non prega si danna. Sant'Alfonso Maria de Liguori ci dice: chi prega poco ottiene poco, chi prega molto ottiene molto e chi prega moltissimo diventa santo. Ecco l'impegno della preghiera, ecco ciò che i Salmi ci raccomandano, ci insegnano.
ed i salmi ci aiutano a rimanere distanti da quella figura negativa che è l'empio e a vivere in modo pienamente umano, timorati di Dio, nel sacro timore di Dio. Certo, esiste anche una preghiera fasulla, una preghiera truccata, lo abbiamo già detto, una preghiera fatta solo per essere ammirati dagli altri. Pensiamo per un momento quando veniamo a messa, quando ci incontriamo per pregare insieme, come ci presentiamo? Ci presentiamo soltanto per farci vedere che siamo più o meno buoni cattolici? O tante volte ci presentiamo per fare una sfilata di ciò che abbiamo addosso? Oppure ci presentiamo soltanto per fare una figura più o meno bella dal punto di vista sociale? Ecco, stiamo attenti a quella che è la preghiera fasulla, perché Gesù ammonisce fortemente al riguardo quando nel Vangelo di San Matteo al capitolo 6 ci raccomanda di non venire a pregare per essere ammirati dagli uomini, ma quando il vero spirito della preghiera è accolto con sincerità e scende nel cuore, allora essa ci fa contemplare la realtà con gli occhi stessi di Dio. La preghiera sincera, la preghiera del cuore, la preghiera non truccata, ci fa contemplare la realtà con gli occhi stessi di Dio e con gli occhi degli amici di Dio. In questo momento vorrei ricordare quando Papa Francesco venne a Cagliari durante l'omelia, a tutti coloro che erano presenti ci aveva fatto ripetere come un ritornello che è diventato una preghiera, guardando alla Beata Vergine Maria, a Nostra Signora di Bonaria, ci aveva fatto ripetere: donaci il tuo sguardo. Ecco, vedere tutto con gli occhi di Dio, vedere tutto con lo sguardo di Maria. Ecco la preghiera che è vera, la preghiera che è sincera, la preghiera che non è finta, la preghiera che non è truccata, quella preghiera che ci fa contemplare la realtà con gli occhi stessi di Dio. Quando si prega, ogni cosa acquista spessore. Questo è curioso nella preghiera, perché forse incominciamo a pregare in una cosa sottile, ma nella preghiera questo acquista spessore, acquista peso, come se Dio la prende in mano e la trasforma. La mia preghiera, Dio la prende in mano, Dio la trasforma. Il peggior servizio che si possa rendere a Dio e anche all'uomo è quello di pregare stancamente, in maniera abitudinaria, come un pappagallo. No, si prega con il cuore. Quando ogni sacerdote si prepara per la celebrazione della Santa Messa, nella sua mente, nel suo cuore, vi è questa preghiera: Signore, concedimi la grazia di celebrare questa Eucaristia come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica. Fratelli e sorelle, che non ci sia mai una preghiera stanca, nel senso di abitudinaria, che le nostre preghiere non siano mai come se fossimo dei pappagalli che ripetono e basta. Pregare col cuore, sapendo che il Signore legge all'interno del nostro cuore. Ecco allora, la preghiera è il centro della vita. È proprio così. La preghiera non è un di più,
ma la preghiera è il centro della vita, della nostra vita, della nostra esistenza, della nostra storia, di tutto ciò che noi siamo. E se la preghiera è sincera, se la preghiera è davvero la preghiera che sgorga da quella che è la sincerità del cuore, allora la preghiera ci aiuta a contemplare tutto e a contemplare tutti con gli occhi stessi di Dio. E allora se c'è la preghiera, anche il fratello, anche la sorella, anche il nemico diventa importante. Un antico detto dei primi monaci cristiani così recita: «Beato il monaco che dopo Dio considera tutti gli uomini come Dio». Così scrive Evagrio Pontico: «Chi adora Dio ama i suoi figli, chi rispetta Dio rispetta gli esseri umani». San Benedetto, nella sua regola, dice così per il fratello e in modo particolare per l'ospite: tutti gli ospiti che arrivano siano ricevuti come se fosse Cristo Signore, poiché Egli dirà un giorno: fui ospite e voi mi riceveste, e a tutti sia reso conveniente onore. Fratelli e sorelle, la preghiera ci aiuta a questo. La preghiera è il centro della vita e nella preghiera ogni persona, anche il nemico, diventa importante. È beato il monaco, ma potremmo dire beato ognuno di noi se dopo Dio consideriamo tutti gli uomini come Dio. Ecco, per questo la preghiera non è un calmante per attenuare le ansietà della vita, o comunque una preghiera di tal genere non è sicuramente cristiana. Piuttosto la preghiera responsabilizza ognuno di noi. Lo vediamo chiaramente nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Ai discepoli che domandavano: insegnaci a pregare, Gesù insegna la preghiera del Padre nostro, quella preghiera che ci responsabilizza, quella preghiera nella quale fondamentalmente domandiamo tre cose al Signore. Signore, che non ci manchi mai il pane quotidiano. Ma poi nel Padre nostro domandiamo che ci vengano condonati i peccati come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e ancora che le forze del maligno non possano superarci, non abbandonarci alla tentazione. Come dire: Signore, non ci abbandonare mai. Ecco, la preghiera non è un calmante per le ansietà della vita, ma la preghiera ci rende responsabili. La preghiera ci ricorda a vivere nel santo timore di Dio. La preghiera ci aiuta a guardare tutto con gli occhi di Dio. Per imparare questo modo di pregare, dunque, il libro dei Salmi è una grande scuola. Abbiamo visto come i Salmi non usino sempre parole raffinate e gentili, e spesso portano impresse le cicatrici dell'esistenza. Eppure tutte queste preghiere sono state usate prima nel Tempio di Gerusalemme e poi nelle sinagoghe, anche quelle più intime e personali. Così si esprime il Catechismo della Chiesa Cattolica sulla preghiera. Le espressioni multiformi della preghiera dei Salmi nascono ad un tempo nella liturgia del Tempio e nel cuore dell'uomo. E così
la preghiera personale attinge e si alimenta da quella del popolo di Israele prima e da quella del popolo della Chiesa poi. È un invito, insomma, a non trascurare il Salterio, è un invito a riprendere in mano la Bibbia, a sfogliare il Libro dei Salmi, a pregare con quelle belle 150 preghiere, a pregare al mattino con la preghiera delle lodi, pregare alla sera con la preghiera del vespro, utilizzare insomma un po' di più la preghiera dei salmi. Anche i salmi in prima persona singolare che confidano i pensieri e i problemi più intimi di un individuo sono patrimonio collettivo fino ad essere pregati da tutti e per tutti. Quella preghiera in prima persona, quella preghiera che confida i pensieri, che confida i problemi più intimi di ognuno di noi, diventa un patrimonio collettivo, perché quella preghiera da tutti è pregata e per tutti è pregata. Ecco, fratelli e sorelle, la preghiera dei cristiani ha questo respiro, ha questa tensione spirituale che tiene in sé insieme il Tempio e il mondo. Come dire, la preghiera può iniziare nella penombra di una navata, ma poi termina la sua corsa per le strade della città, e viceversa la preghiera può germogliare durante le occupazioni quotidiane e poi trova compimento nella liturgia. Le chiese, la porta di ogni chiesa non è una barriera, ma è come una membrana permeabile, disponibile a raccogliere il grido di tutti. La mia preghiera che inizia nel mio intimo e che avanza e trovo nella liturgia. Ma quella stessa preghiera che trovo nella liturgia mi aiuta nei momenti della mia vita, nella mia giornata, nel mio peregrinare. Ecco, nella preghiera del Salterio il mondo è sempre presente e dunque non è una preghiera astratta, non è una preghiera fuori dalla realtà, ma è una preghiera che è proprio immersa nella situazione di ognuno di noi. I salmi, ad esempio, danno voce alla promessa divina di salvezza dei più deboli. Così dice il Salmo numero 12, «Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, ecco, mi alzerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato». Oppure i salmi ammoniscono sul pericolo delle ricchezze mondane. Dice così il Salmo 48, «Perché l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono». O ancora il Salmo apre l'orizzonte allo sguardo di Dio sulla storia. Così ci dice il Salmo 33, «Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni». Ecco, guardiamoci attorno, in mezzo a tutte le difficoltà della vita, in mezzo a tutte le situazioni, anche quelle più dolorose, non dimentichiamolo mai. L'ultima parola la dirà sempre il Signore e il disegno del Signore sussiste per sempre, perché il disegno del Signore è un disegno di amore, è un disegno di pace, è un disegno di benedizione e il suo sguardo è sempre presente sulla storia e il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Il progetto di Dio è un progetto di amore. Insomma, dove c'è Dio, ci deve essere anche l'uomo. Ecco, la Sacra Scrittura è categorica.
noi amiamo perché Egli ci ha amati per primi. Fratelli e sorelle, Lui sempre va prima di noi. Lui ci aspetta sempre. Perché? Perché ci ama per primo, ci guarda per primo, ci capisce per primo. Quando il Signore chiama, la mia risposta è una risposta che arriva sempre come risposta a colui che per primo mi ha chiamato. Quando io amo il Signore, è sempre la risposta a colui che mi ha amato per primo. Lui ci precede, ama per primo, guarda per primo, ci capisce per primo. Lui ci aspetta sempre. Ed ecco perché la Scrittura su questo è categorica. Se uno dice «Io amo Dio» e odia suo fratello, è un bugiardo. Guardare tutti con gli occhi di Dio. La preghiera a questo mi abitua, a questo mi aiuta. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, scrive San Giovanni, non può amare Dio che non vede. Se tu preghi tanto, magari tanti rosari, magari tante devozioni, o forse partecipi a tante messe, o forse potrei fare anche tante comunioni, ma poi chiacchieri sugli altri, hai rancore dentro, hai odio contro gli altri, questo tipo di preghiera è un artificio puro, è una preghiera non vera, non è verità. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello. La preghiera, vivere non da empi, ma vivere secondo il santo timore di Dio, ci aiuta a guardare con gli occhi di Dio. La Scrittura ammette il caso di una persona che, pur cercando Dio sinceramente, non riesce mai a incontrarlo, ma afferma anche che non si possono mai negare le lacrime dei poveri, pena il non incontrare Dio. Quante persone che dicono di non essere riusciti ad incontrare Dio e soffrono perché dicono di non riuscire ad incontrare Dio, però sono capaci di vedere le lacrime dei poveri. Dio non sopporta l'ateismo di chi nega l'immagine divina che è impressa in ogni essere umano. C'è un ateismo tanto triste che è quello di chi non riesce ad intravedere nel volto di un povero, nelle lacrime di chi è disperato, nelle lacrime di chi è sofferente, il volto di Dio, l'immagine divina che è impressa in ogni essere umano, in modo particolare nel più povero, in colui che soffre, nell'ammalato, in colui che piange. Quest'ateismo di tutti i giorni: io credo in Dio, ma con gli altri tengo la distanza. Io credo in Dio e mi permetto di odiare gli altri. Questo è ateismo pratico, ci ricorda Papa Francesco. Non riconoscere la persona umana come immagine di Dio è un sacrilegio, è un abominio, è la peggior offesa che si può recare al Tempio e all'altare. Ecco, cari fratelli, care sorelle, allora la preghiera dei Salmi ci aiuti a non cadere nella tentazione dell'impietà, cioè di vivere e forse anche di pregare come se Dio non esistesse, come se i poveri non esistessero. Lasciamoci sempre guidare dal santo timore di Dio, e il santo timore di Dio ci aiuterà non solo ad incontrare Dio, non solo a vivere
secondo ciò che ci fa bene, nel modo più umano, ma ci aiuterà a guardare anche tutti gli altri con gli occhi di Dio, perfino i nostri nemici. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia.